Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi a Risolto Giallo! Buonasera a tutti, bentornati a, a Risolto Giallo da Alessia Sorgato che dà un bentornati non soltanto a voi ma anche ai suoi ospiti di oggi. Ecco, quindi ritornare tra noi, con noi, graditissimi, Erika Rosio e Giorgio Maimone. Bentornati. Ciao. Grazie dell'invito. Guardate, non solo questo invito era doveroso, perché nel panorama della letteratura gialla ambientata a Milano, voi siete sicuramente ai primi posti del mio gradimento, ma soprattutto perché dopo questo splendido libro che certamente ricorderete Maceri e lo presentammo qui ancora con lo studio allestito nell'altro modo è arrivato Manneken di cui oggi parliamo, che in comune non ha soltanto i nomi degli autori e non ha soltanto il fatto di essere una sola parola che comincia con M e con A ma anche il fatto che i personaggi sono Greta e Marlon. Chi vuole iniziare a dirmi di chi o come è arrivata l'idea ispirativa di ambientare la storia del mondo della moda? Siamo partiti dal, dall'anno, dal 1965, mm. eh, che è un anno che ci stava simpatico per vari motivi. Eh, il primo è che c'è stato a Milano, a giugno, il concerto dei Beatles. E ehm, questo fatto del concetto dei Beatles porta con sé anche eh, tutto un cambiamento di quell'anno lì, perché era l'anno di Mary Quent, eh, la moda che cambiava, eh, il mondo che si stava evolvendo, i giovani che stavano diventando protagonisti, eh, perché i Beatles significavano anche tutte queste cose. E eh, intorno a questo evento, abbiamo costruito la nostra storia, che si svolge, come dice il titolo, come si può intuire dal titolo, nel mondo della moda. Infatti protagonista è questa eh, Sart, si dicevano Sart allora non stiliste, italo-americana che eh, ha avuto successo negli Stati Uniti, si era sposato durante la guerra, ha successo negli Stati Uniti, eh, decide di aprire una sua sede a Milano e quindi ci sarà questa grande sfilata, questo grande evento, ma questa povera donna che si chiama Egle Bianchetti all'inizio muore proprio, viene ammazzata dopo questa grande sfilata. E chi viene incriminata la sua modella di riferimento, eh, che si rivolge a Greta per essere difesa, e da qui prende le mosse tutto il nostro giallo. Torniamo ai Beatles. Torniamo ai Beatles. Una delle caratteristiche di questo romanzo è che ogni capitolo inizia citando i versi della, di una canzone e che termina. Non vi dico come termina, però termina comunque con un omaggio corale al concerto. Al netto del fatto che io non so cosa avrei dato per esserci. <ride> Probabilmente se, se potessi reincarnarmi andrei indietro proprio per poter essere a quel concerto, ma ogni riferimento è molto ficcante rispetto alla trama, siccome non c'è stato un caso notissimo di un film cucito su un LP, quindi fatto a contrario, la colonna sonora è arrivata prima. In qualche modo voi avete scelto le canzoni dopo che comunque la narrazione era completata o avete lavorato al contrario? No, abbiamo lavorato nel senso dritto, prima la trama, poi le canzoni, che ricordassero più o meno il clima emotivo del... Del capitolo sostanzialmente, anche se la corrispondenza perfetta ovviamente non poteva esserci, però il tentativo è stato proprio quello: sentire questa specie di radio che suonava dall'esterno che portava queste canzoni dei Beatles. Ogni canzone aveva un impatto emotivo differente, questo impatto emotivo era quello che innervava il capitolo che sarebbe Ma... stato. Le conoscevate già tutte eh beh, così sì. nei dettagli, nei testi? No, i testi qualcosa sono andato a leggere a cercare. Diciamo che è stato un lavoro abbastanza lungo mm. anche questo perché eh, Patrimonio dei Beatles non è infinito, però è abbastanza ampio. E poi bisognava proprio cercare di entrare nelle canzoni. Inizialmente volevo farlo solo con le canzoni che hanno cantato al concerto di Milano, Raga. ma erano troppo poche. <ride> Ragazzi, che Il finale bello. è fatto solo con le canzoni sì, del concerto. Il finale, guardate, il finale sì. è due volte straordinario. Invece, ho preso tutto il catalogo dei Beatles e ho scelto di volta in volta le canzoni che più potevano fare il caso nostro dove e al, caso al, vigorelli? Che... Sì, al Vigorelli? sì, al Vigorelli due ne hanno, uno alle 5 del pomeriggio e l'altro la sera e poi un altro a Roma e un concerto solo per le forze armate gruppo di spalla Peppino Di Capri <ride> vabbè vabbè, andava così abbiamo avuto anche baglioni al concerto di Amnesty International con Bruce Springsteen e vabbè, c'eravate, io c'ero Erica Erika anche la conoscenza del mondo della moda non sembra proprio del tutto superficiale sei andata a documentarti su come lavoravano sì, le culture sì, dell'epoca sì, sì, assolutamente sono andata a rileggermi tutti gli articoli del, dei quotidiani dell'epoca e la cosa ehm, interessante è che erano iniziate le stoffe sintetiche con tutta una serie di nomi che vengono anche riportati poi nel, nel romanzo, che sono veri, cioè quelli, ci sono vari brani del romanzo, quando si parla di moda, di modelli, eccetera, che sono proprio stati eh, presi dal, uh -huh. eh, dai giornali d'epoca, dove scriveva ancora Irene Brin. Irene Brini, che è stata una firma anche durante la guerra, ancora scriveva sul Corriere della Sera. C'erano già eh, l'Aspesi, c'era Camilla Cederna, Giulia Borghese eh, ed erano dei, dei pezzi molto interessanti. E Grande, mentre i Beatles non erano stati capiti, leggendo le critiche del concerto, eh, c'erano anche quelli che dicevano: Ma ah, fenomeno passeggero, qualche mese di loro non si sentirà più parlare. Per quanto riguarda la moda, invece, devo dire che le giornaliste, tutte donne. Eh, Avevano capito che qualche cosa di importante si stava muovendo nel mondo della moda, anche perché quello che stava succedendo con la minigonna, con la moda che arrivava soprattutto da Londra in quegli anni, stava incidendo in maniera clamorosa sul costume. E l'altro aspetto, anche questo capito dal, dalle giornaliste, è che c'era già questa interconnessione, anzi iniziava questa interconnessione fra quello che il, le sarte, eh, le firme facevano, inventavano e quella che era la moda di strada, per cui c'era questo passaggio di vasi comunicanti. Ed è veramente un qualche cosa di nuovo che prima non, non c'era, cioè c'era l'alta moda e gli altri si vestivano come capitava. E quindi eh, devo dire che sulla moda ho lavorato abbastanza, perché se sulla musica ha fatto quasi tutto Giorgio, anzi tutto Giorgio, diciamo che sulla moda è stata un, una ricerca e un lavoro. <ride> Poi c'è questo filone sotto traccia, parallelo alla, alla storia del 1965, che invece torna indietro di molti anni. Eh, vogliamo accennare, Giorgio, a qualche cosa di quello S aspetto? Sì, sostanzialmente... Non più di tanto perché diciamo che è una delle trame da scoprire nel libro, però eh, le basi del delitto risalgono a molto prima, quindi ai tempi della, della guerra, con personaggi che non vengono identificati ma che sono i protagonisti dei capitoli scritti in corsivo in modo tale che si capisce, eh, sono scritti indietro nel tempo. Quindi risaliamo agli anni 40. È stato difficile ricostruire storicamente. Ciò di cui voi parlate? Ma guarda, a noi piace molto fare le ricerche, è proprio una parte che ci investe particolarmente. A me la guerra, tra l'altro, è sempre piaciuta eh, da studiare, ovviamente, non da praticare. Eh, per cui Già ero dentro al clima, quindi non mi è stato difficilissimo. C'erano fonti. C'erano fonti, è stato bello andare a spulciarle, a cercare di vedere, a trovare le storie, a trovare anche eh, sentendo delle, dei racconti che mi erano stati fatti ai tempi da mio padre, dai miei nonni, eccetera, e di come si viveva in tempo di guerra. Io confesso che questo specifico episodio su quello specifico monte di cui se vuoi facciamo il nome altrimenti lo lasciamo lì così sapevo zero. Non sì. sapevo niente. Sì, perché... La guerra di Grecia è una guerra un po' dimenticata. Tutto ah, meno male, allora eh. no, non mi devo sentire così ignorante. Gli unici momenti in cui eh, un, un italiano, del, del, magari della mia generazione, magari anche quelli più giovani. Hanno il contatto con quell'aspetto e quando vanno in Grecia, magari nell'entroterra dell'isola, trovano la vecchietta che parla italiano. Certo. E questo stupisce, poi lei ti racconta, ci sono stati qua i soldati, eccetera, eccetera. Oppure Mediterraneo di Salvatore, Vabbè, certo. <ride> certo. No, forse è rimasta la frase: spezzeremo le reni alla Grecia. Ecco, mm. queste, forse molti possono ricordarsi: una frase di Benito Mussolini quanto mai infelice mm. perché loro hanno spezzato le rene a noi. <ride> ecco, perfetto. Erika, è una mia sensazione, poi questo per me eh, è il quinto libro che leggo eh, loro e con questi due personaggi, ma ripeto, è una mia sensazione o in questo Marlon è un passo avanti rispetto a Greta? È un passo avanti in che senso? Ha più spazio, è, più, è forse più sua questa avventura che, che di Greta. Io l'ho visto molto, molto avanti, molto protagonista, senza nulla togliere a lei che rimane il difensore della... Molto della protagonista perché iniziata. capisce di più quello che sta succedendo, perché prende più spazio, perché capisce di più il mondo intorno. Io l'ho visto così, io l'ho visto in primo piano. Lui. Eh, diciamo che abbiamo fatto una scelta precisa che a noi è piaciuto molto come eh, tema, proprio tema letterario. Greta subisce molto il fascino della persona che sta difendendo, lo subisce in modo particolare. Per cui non è la solita Greta lucida, ma questo è proprio un effetto che abbiamo voluto creare e dare nel libro. Per cui Marlon, che resta fuori e non subisce il fascino in questa danna, è più lucido. Mm -hmm. Greta è un po' appannata nelle, nelle reazioni, perché di fronte si trova il suo mentore eh, come avvocato. Eh, come, come procuratore, per come il pubblico ministero, ministero. e dall'altro lato subisce il fascino di questa donna: un fascino che anche qui quasi carnale in un certo senso, però non, ma non approfondiamo mai il discorso, lo lasciamo solamente accennare. Mm, 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 beh sì, si percepisce, a tratti ti sembra di essere in una scena di Chicago, il famoso musical ambientato nel, nei carceri. Io stessa che anche a Raggio Femminile ci sono andata tante tante volte a San Vittore, eh, nelle pagine degli incontri tra loro due nel, nel parlatorio, Beh sì, mi ci sono rivista e mi sono anche domandata se io abbia mai incontrato una manipolatrice così come cliente. La risposta è stata sì, assolutamente sì. Anche Quindi su questo capita. abbiamo fatto delle ricerche perché il carcere femminile è qualcosa di, di, di poco investigato e fra l'altro la percentuale delle detenute donne è sempre intorno al 4%, non è molto cambiata nel corso degli anni. E anche se sono cambiate poi il, i reati. Diciamo, ai tempi di, di Greta c'erano ad esempio le donne che avevano abortito, c'erano tantissime prostitute, c'erano le adultere. Quindi è anche un, un mondo particolare quello del, delle donne che si trovano in carcere. Infatti, lei, eh, quando Lora Ines, che viene appunto questa modella che arriva e viene eh, incarcerata, eh, è stravolta perché è abituata al mondo lussuoso della moda, si trova senza neanche eh, potersi truccare. E quando a un certo punto si racconta di questi pasticci che vengono fatti con il caffè, la farina per farsi la, la, il fondotinta, eccetera, sono tutte. Cose che è vere che, avete che, sono sì, che siamo andati a cercare, perché comunque eh, è così oscuro no, il mondo del carcere femminile. Ai tempi poi c'erano le suore. E quindi le suore, arrivavano, sì, le suore arrivavano perché le donne dovevano pentirsi perché avevano peccato. Per cui eh, c'era anche uno sguardo differente, assolutamente super moralista. Eh, nei confronti delle donne incarcerate, che non, erano neanche, non avevano neanche la dignità di poter essere eh, orgogliosamente colpevoli, come invece erano gli uomini. No? Mm. Doppiamente afflitivo. Sì, era quindi, esatto. era, era anche... molto punitivo, molto punitivo, dovevano essere umiliate. E dovevano perdere completamente la vanità e la femminilità perché questo faceva parte del castigo. Quindi, per una modella, il perdere il, il, la bellezza, il potersi curare, il vestito elegante ed essere infagottata nel camicione grigio, come succedeva anche negli ospedali psichiatrici, certo. peraltro, eh, era molto punitivo. Non c'era lo umiliante. specchio addirittura. Non c'era lo specchio? Sì, che per una modella è. C'è un punto in cui dite chi non ha un'immagine, sì, non, sì. non ha una vita, non ha un'essenza, è, è molto particolare questo giallo. Um, anche la zona nel quale la, la scena ricorrente è ambientata è, è una zona che vabbè, noi milanesi conosciamo molto bene, ma che rimane... Fuori dalle detection ordinarie, c'è questo dove Ines si è comprata la villetta, per esempio. Mi è piaciuto molto che voi siate andati a tirar fuori il villaggio arcobaleno perché effettivamente è una zona di Milano molto poco battuta beh, io ci abito <ride> ma beato te <ride> <ride> non lo sapevo non lo sapevo beh complimenti beato te perché eh, so che ci vanno le visite guidate Sì, si sì, vanno le visite guidate eh, per visitare in Giorgio accente. ovviamente sono guidate per ah, okay. il... <ride> Eh, abbiamo scelto di fare di ambientare ogni romanzo eh, della serie di Marlon e Rete in una zona diversa di Milano in modo tale da passarle un po' in rassegna a tutti e cercare di essere specifici sulla storia andando a raccontare aneddoti, storie particolari eh, curiosità che magari non si conoscono ad esempio in quella zona c'era il primo manicomio di Milano la Senavra in quella zona c'era il fortino di Radetzky, dove poi hanno costruito l'ortomercato dove adesso c'è il parco eh, come si chiama? Marinai d'Italia. E, e quindi sono tutte cose che non si sanno se non le si va a vedere. Ci passava un naviglio lungo 22 marzo passava un naviglio Pensa. tutte cose che, non, che gli stessi abitanti del corso 22 marzo non sanno, non sanno, no. non sanno. e poi ci sono anche delle spigolature di cui voi vi fate portavoce che così resteranno per sempre come. <ride> Va eh, c'è un episodio a proposito della fontana di, di Piazza Grandi che io non sapevo, sì, cioè il fatto sì. che sotto sia un, sì, un rifugio antiaereo. Io questa cosa non la sapevo e, 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 e mi uno ha... Uno dei più, più ha, grandi depositi antiaerei in Milano, tra l'altro. Mi ha veramente ingolosito perché obiettivamente... cioè è tutto sotto alla collinetta della... ma pensa... Sì. Tutto lì sotto. No, ce n'era un altro che mi ero segnata, ma come vedete sono talmente tante le cose che mi ero segnata <ride> da chiedervi che alla fine sono diventate troppissime, <ride> troppissime. Beh, scusate, io di solito non leggo niente dei, dei nostri autori, però questa è bellissima. «Moglie è un anagramma di, di meglio e marito di a ritmo». Come dire che è meglio andare a ritmo che non essere marito e moglie, ma come mi vengono? Ma che belle, fantastiche. <ride> um, torniamo un passo indietro, però, perché noi ci eravamo visti con Macerie sì. prima di una certa premiazione. E quindi adesso, però, gliela gliela tributiamo a Macerie. <ride> che si è portata a casa questo romanzo? Il premio Garfagnana per il romanzo storico. Speriamo di prenderne un altro Mannequen a questo punto, <ride> sempre storia, e anzi quasi ancora di più. C'è un dato particolare di Mannequen che ci piace ribadire, che è l'ultimo romanzo di Rete Marlon. No, perché? No, cronologicamente. Ah, ok. <ride> cronologicamente si ferma lì, gli altri romanzi saranno indietro nel tempo, stiamo già lavorando a uno successivo che si svolge nel 1956. Che ha un titolo provvisorio gran varietà e analizzerà quella fase di passaggio tra il mondo dell'avanspettacolo e il mondo della televisione. No. L'avanspettacolo stava finendo, la televisione stava partendo, e in questo mondo Stupendo. lavoreranno Marlon e Greta. E anche qui ci sono talmente tante cose da scoprire. Ad esempio, tutte le soubrette dovevano avere un loro guardaroba, se no non potevano lavorare. Come la sorgato risolto giallo, <ride> che si porta la valigia con le giacchette. Davvero? Eh sì. sì. E quindi molte, visto che gli abiti costavano, eh, avevano degli amanti <ride> che pagavano gli abiti. Mentre invece, Wanda Osiris, per aiutare eh, le ragazze, spesso regalava lei i vestiti o, se voleva, 20 ballerini. Ne aveva soltanto 10, e gli altri 10 li pagava lei. Ah noi eh sì, stiamo, ci, siamo, ci stiamo documentando il modo dell'Avan Spettacolo e della rivista, che non sono esattamente la stessa cosa, erano veramente il. Però questo to vostro tornare indietro, perdonatemi, eh, ma è un po' cattivo nei nostri confronti. Perché <ride> okay. volete sapere come va a finire? Tra loro due, certo, <ride> eh No, ma anche qua ne avete buttato lì un, una perlina, quindi se adesso voi mi tornate indietro, noi non sapremo mai. No, ma magari andremo anche avanti, ma magari l'indagine sarà soltanto di Greta eh, e Marlon sarà soltanto un suo amico, o chissà che cos'altro. Mm poi sai dopo il 65 dopo tre anni c'è cioè il 68 che è un altro di quegli anni che fanno venire i brividi per tutte le cose che può contenere Quindi, per spunti. adesso siamo nel 1956 con il nuovo libro a cui stiamo lavorando con serietà alla cremente all 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 sì, all all allora il consiglio della Sorgato è leggetevelo ascoltandovi i Beatles perché diventa come ho fatto io perché diventa un un coinvolgere più sensi, no? cioè la vista, l'udito e questi si parlano, si ritrovano tra le pagine di, di Giorgio e di Erika. Lettura mh, molto ariosa, meno, forse meno impegnata, meno fosca rispetto a Macerie e anche profetica, se mi perdonate un po' il termine perché immagino che voi l'abbiate terminato di scrivere quantomeno in autunno del 2023 forse addirittura prima beh anche qui, sì. forse. Mm. e quindi poi quando è successo questo grande terremoto nel mondo della comunicazione e che è un mondo quello lì specifico che arriva proprio dal mondo della moda chissà come vi siete sentiti coinvolti <ride> e, e beh cioè siete no non siete stati profetici in questo senso ma mettere sì protagonista di un romanzo giallo la moda e poi vedere arrivare un fatto storico così importante per la cronaca italiana, francamente che, come vi siete sentiti? <ride> Molto spesso la, la fiction anticipa la realtà diciamo che la prevede, no, non è esattamente dire la prevede, però sì capita a volte così capita anche di essere sul pezzo e poi vedi di avere delle idee e scoprire che poi le cose sono successe davvero e dire accidenti diranno che l'abbiamo presa da lì e invece e no, no l'avevate fatto prima a tutti i risoltisti se voleste chiedere loro anche numeri superenalotto combinazioni vincetti magari esce bene anche questa a Chi noi non sa? riesce mai <ride> però ahimè time is, uh, is now e time has gone da Madame la Manichen, Monsieur Maimone, Madame Arosi. Grazie e buona lettura e da Sergato. Ciao ciao. Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi, ha risolto giallo.